Io sono, dico la mia sensazione, sono entusiasta, sono felicissimo, sono straconvinto che abbiamo fatto tutti insieme, nelle nostre mansioni ovviamente, quello che dovevamo fare. È una squadra che ha una media anche, calcolando anche tutto quanto, di 24 anni e qualcosa, quindi è una media piuttosto bassa, visto che tutti quelli che vogliono vincere i campionati nell'anno scorso insegnano che sono una media di 29, 30 anni, 28, 29, 30 anni. Non abbiamo l'obbligo di vincere, ma io sono convinto comunque che la squadra ha tutti i mezzi per incominciare a fare un percorso di un certo tipo, di aprire un ciclo per Teramo che possa essere di 1 anno, 2 anni, 3 anni, con una proprietà solida, con una società solida e con finalmente tra poco torneremo anche a casa, che sarà un quid in più per lavorare e quindi per mettere ancora di più a vantaggio degli atleti un certo tipo di organizzazione, un certo tipo di lavoro. Sentirsi a casa, secondo me, è un grande vantaggio, anche perché lo stadio veramente, l'abbiamo visto l'altro giorno, è veramente un gioiello e quindi è giusto anche che noi ne usufruiamo. Io mi aspetto molto dalla squadra di quello che abbiamo fatto. Cioè, nel momento in cui vedo la squadra che fa quello che l'allenatore chiede e ha un grandissimo tasso di moralità, di impegno, di determinazione, di spirito di sacrificio, in termini molto semplici, uno dice la maglia sudata, ma non basta, c'è anche l'atteggiamento verso una città, c'è anche una responsabilità, si respira una bell'aria nello spogliatoio, cioè si respira anche un certo tipo di entusiasmo. Arrigoni è un giocatore in leggera difficoltà dal punto di vista generale, perché se no non si spiega e sbagli 8 passaggi nel primo tempo gratuito a Catanzaro, però anche Mungo ne ha sbagliati 11. Viero è un giocatore che ha un futuro importante, però è anche vero che deve completarsi, visto che ha fatto sempre la mezzala e ora sta facendo il play. È un giocatore che ha qualche difficoltà in questo momento generale, però è un giocatore futuribile sul quale il Teramo ha scommesso e la scommessa la vince sicuro perché è un giocatore di grande affidabilità. Però tra lui e Santoro in questo momento la differenza è molto semplice. Uno è un po' più pronto dal punto di vista fisico, e l'altro ha qualcosa in più magari dal punto di vista della comprensione del gioco. Quindi alla lunga la comprensione del gioco batte sempre la fisicità. Pedro è arrivato giustamente con una condizione mediocre, quello che è successo un pochino diciamo, a Martignago, a Magnaghi, a gente che è arrivata senza le partitine, senza un lavoro diciamo aciclico, no? Nel senso di resistenza alla velocità, di ritmi altissimi, quindi lui avrà bisogno di un ingresso, secondo il mio punto di vista, aerobico, poi successivamente anaerobico e successivamente con la palla e con la squadra. Però il processo suo ha bisogno almeno di 7-8 giorni almeno di ingresso, quindi è chiaro che è un giocatore, un valore aggiunto, che è un regalo che è veramente pesante che ha fatto la società insieme alla proprietà e all'allenatore, perché è un giocatore veramente indiscutibile, però è anche vero che è giusto pensare che devono giocare quelli che hanno una condizione psicofisica importante.